ombre scure e misteriose. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una lezione di tecnica del disegno fondamentale, non solo per il disegno, ma per tutte le tecniche pittoriche, per la pittura, per gli acquerelli, per i colori a olio, per i colori ad acrilico. Le ombre ci accompagnano e non ci lasciano mai, in qualunque momento della giornata e in qualunque momento della nostra esistenza o dell'esistenza di un qualunque solido. E infatti proprio questo studia la teoria delle ombre. La teoria delle ombre, che è una parte fondamentale della geometria descrittiva, che appunto, come dice il nome, descrive non soltanto un solido che occupa uno spazio, ma anche l'ombra prodotta da questo solido che va a rinvestire altri spazi o che investe se stesso. Che difficile! No, è semplicissimo, soprattutto è semplicissimo perché oggi non vi parlerò delle proiezioni ortogonali, che nel disegno artistico non sono necessarie, ma che invece nel disegno geometrico, ahimè, devono essere studiate e anche alla cremente. Cosa voglio dirvi innanzitutto? La teoria delle ombre studia la proiezione delle ombre prodotte da un solido che occupino uno spazio e che vengono investite da dei raggi di luce che possono essere di differente natura, e vedremo anche questo. Quello che mi preme dire è che la cosa fondamentale per riprodurre su un foglio di carta un'ombra fatta bene è data sempre dall'osservazione. Quindi la tecnica vi potrà aiutare fino a un certo punto, ma la cosa fondamentale che non dovrete mai dimenticare è che voi tutte le nozioni relative al disegno e alla tecnica di disegno li avete qua nel vostro cervello e soprattutto qua attraverso i vostri occhi potrete scorgere tutti i segreti del disegno. La cosa fondamentale per capire come riprodurre un'ombra è sicuramente l'osservazione. Una buona osservazione è data da una forte concentrazione nel guardare un oggetto e nel scoprirne tutti i particolari che lo compongono, compresa la sua ombra. Guardando fisso qualcosa per più di 10 secondi, il nostro cervello ne scompone anche le parti cromatiche, quindi ci sa dire inconsciamente quali sono i colori che compongono il colore di quell'oggetto. Stessa cosa vale per le ombre. Le ombre che scopriremo oggi in questo nostro percorso sono fondamentalmente tre. C'è una prima ombra che si genera quando la luce colpisce un solido e appunto lascia oscurata una parte del solido stesso. Immaginiamo, non lo so, un'arancia colpita da un raggio di luce avrà una parte in evidenza illuminata e una parte appunto scura dove la luce non arriva. Quella si chiama ombra propria. Poi c'è una seconda ombra, che è quella che il solido proietta sul piano d'appoggio o sull'ambiente circostante, e quella si chiama ombra portata perché il solido appunto la trasporta su un piano, di solito è su un piano su cui questo solido poggia, o sull'ambiente circostante. Il terzo tipo di ombra invece è quella che si chiama ombra autoportata, dove l'ombra di un solido ricade sul solido stesso. Questo può succedere quando ci sono delle rientranze sui solidi, quando ci sono degli spigoli. Vi metto qui la figura che vi esemplificherà il concetto. Quindi ricordiamoci che le ombre da attenzionare sono l'ombra propria, l'ombra portata e l'ombra autoportata. Queste tre ombre vengono generate dalle luci che investono un corpo solido. Anche le sorgenti di luci possono essere di tre tipi. La prima è la puntiforme omnidirezionale, come dice, un punto da cui si irradia la sorgente di luce, i cui raggi della luce vadano in tutte le direzioni in maniera uguale. Il secondo tipo di luce è la puntiforme direzionale, quando partendo da un punto i raggi della luce si irradiano tutti verso una direzione e quindi formano una sorta di cono di luce che va ad investire un solido. Il terzo tipo di fonte luminosa è data da una sorgente luminosa posta all'infinito, i cui raggi arrivano talmente da lontano che nel momento in cui investono l'oggetto sono paralleli l'uno all'altro. Abbiamo detto ombra propria, ombra portata, ombra autoportata.
tra la zona di luce e la zona d'ombra, quel momento in cui le due parti formano, appunto, si passa dalla zona in chiaro alla zona in scuro, si chiamerà linea d'ombra, perché idealmente forma una linea sul solido che divide la parte in chiaro dalla parte in scuro. Dall'altra parte del punto più in luce, nel punto più oscurato del nostro solido, troveremo sempre una linea sottilissima che si chiama di luce riflessa, in cui l'ambiente circostante, appunto, riflette la luce nel solido, che seppur in ombra avrà sempre un piccolo spicchio in luce, ma questo lo capiremo meglio nella dimostrazione pratica che vi farò vedere dopo, che farà in modo che questo solido si possa vedere in tutta la sua volumetria, sia nella parte in chiaro che nella parte in scuro, e che si creino quei campi di prospettiva tali secondo cui si acquisisca, appunto, una volumetria maggiore del solido stesso. A questo punto abbiamo tutti gli elementi cognitivi che ci permettono di costruire un'immagine con la propria ombra. È l'elemento fondamentale che deve scansare le proiezioni ortogonali, che non è argomento facile da trattare online né in pochi minuti, come voglio fare invece in questo video per darvi un'idea di insieme, è l'osservazione. Guarderete voi il solido, come proietterà la sua ombra, e quindi la ricondurrete ai giusti punti di proiezione. Non è difficile, è soltanto un momento di esercizio. Capirete bene che una lezione di geometria descrittiva non è proprio il caso di farla online, perché spaventerebbe più che aiutare. Tutto invece quello che vi ho detto prima e la conoscenza nozionistica che vi ho dato qui fino adesso sono importantissime da conoscere per costruire una buona ombra. Altra cosa fondamentale è la composizione cromatica dell'ombra, che darà veridicità alla vostra opera. Un'ombra non è fatta di bianco e nero, quindi non è data solamente dal grigio, ma nell'ombra ci sono delle particolarità cromatiche essenziali da sapere. Un'ombra è formata sempre da un fondo di azzurro, una parte del colore dell'oggetto stesso e una parte del suo complementare. Quindi, nell'insieme, se dovessimo vedere un albero proiettare l'ombra sul pavimento l'ombra delle sue fronde, magari su un pavimento innevato, quindi un piano bianco, in questa proiezione parteciperà l'azzurro, innanzitutto, come componente fondamentale, una minima parte delle componenti delle fronde, quindi il verde, e una minima parte del complementare del verde, che voi sapete qual è, il rosso. Se non sapete quali sono i complementari, tenetevi sempre vicini una ruota cromatica, in modo da poter individuare subito il complementare da aggiungere nell'ombra. Solamente così le vostre ombre saranno veritiere, renderanno il senso di quello che vorrete creare. Adesso vi lascio alla parte pratica, dove vi faccio vedere come creo un solido, ne proietto l'ombra e immetto su quell'ombra anche il colore del solido stesso. Se un solido fosse bianco, cosa ci andrebbe nell'ombra come quello dell'esempio? Sicuramente l'azzurro, sicuramente il bianco e sicuramente il complementare del bianco, che è il nero. Quindi non saranno mai grigi puri, ma saranno sempre grigi sporchi di qualsiasi altro colore. Per questo, quando disegniamo e soprattutto quando dipingiamo, vi dico che le ombre subiscono l'influenza dell'ambiente circostante e non sono fatte solamente di bianco e nero. Spero così abbiate capito. Non voglio essere prolissa, non voglio essere troppo lunga, voglio farvelo capire in maniera intuitiva. Spostiamoci sul piano da lavoro, andiamo a vedere un esempio pratico e quindi ritorniamo qui tra pochissimo. Cominciamo quindi ad analizzare quella che è la teoria delle ombre, andando da una situazione base a situazioni sempre più specifiche e complesse. Allora, cominciamo quindi con un solido, che può essere un cubo. Facciamo arrivare la luce da questa parte e vediamo come il solido sarà illuminato. La prima cosa che vi dico sempre quando disegniamo è che le linee non devono esistere quando disegnate un soggetto. Non è che la linea deve rimanere, adesso io coloro il chiaroscuro dentro i lati e poi le linee devono essere staccate da esse, ma le linee devono partecipare del disegno. Cosa significa? Un solido è contornato non da delle linee che lo delimitano, ma è delimitato dal finire del suo volume stesso. Quindi sembra un libro, e in pratica i bordi sono dati dal finire
del corpo. Io qui non ho una linea attorno al dito, è la carne che finisce e quindi delimita un bordo a contrasto con lo sfondo bianco del foglio. Quindi non ho una linea nera, ma ho una linea sempre color carne da cui comincia tutto il mio incarnato e che fa parte del mio incarnato. Stessa cosa vale per il chiaroscuro sui solidi. Quindi la prima cosa da fare è quella di alleggerire le linee di contorno. A questo punto io do un grigio chiaro a questa parte qui della facciata. I margini a questo punto vanno sempre nettati con la gomma pane, perché il disegno deve essere sempre pulito. Se si vede ancora la linea di contorno, o la alleggeriamo ulteriormente se vogliamo portarla al colore del solido, oppure piano piano scuriamo il solido fino ad incorporare totalmente nel colore le linee. Adesso devo fare il laterale, che sarà più scuro perché è totalmente in ombra. Questa è in penombra, mentre quella è totalmente in ombra, quindi comincio a intensificare il chiaroscuro. Io lo do a verso, cioè seguo le diagonali del disegno, nel senso non disegno in orizzontale se il disegno va in obliquo, ma lo seguo. E a questo punto, se fosse esattamente come vi ho detto, dovrebbero scomparire le linee, ma dovrebbe accentuarsi uno sfondo che sia accogliente del nostro solido. Quindi in pratica le linee non dovrebbero più essere date dal contorno del solido, ma dall'ambiente che lo circonda. Una cosa di questo genere, no? Però aspettate un attimo, questo sarebbe giusto e tassativo e necessario se a comporre le ombre di una figura fosse soltanto il bianco e il nero a partecipare. Ma come vi ho detto, non è così. A comporre il chiaroscuro di una figura c'è il colore complementare della figura e l'azzurro, anzi l'azzurro prima è il colore complementare di una figura. Adesso qui manca la luce riflessa e un barlume di luce riflessa sarà tra l'incipit della parete laterale e proprio sull'angolo tra la parete in ombra e la parete invece frontale a noi. Adesso però deve assumere una connotazione più realistica. Innanzitutto dobbiamo fare adesso le ombre, quindi zac, zac, quindi questa e il retro è questa, e questa sarà l'ombra che tra le tre che ho disegnato dovrà essere sicuramente la più scura. Quindi come vedete anche qui non c'è una linea, ma c'è un'ombra che determina lo spazio occupato dal solido. Quindi non linea, non linea, non linea di contorno e non linea di contorno sull'esterno. Anche queste andrebbero alleggerite, ma dovrebbero essere contestualizzate in qualcos'altro. Quindi per comodità noi le faremo semplicemente di un grigio impercettibile. Abbiamo questo, ma questo non è giusto. Non è giusto perché mancano le componenti cromatiche che fanno sì che un'ombra sia contestualizzata in un ambiente esterno. È giusto per il chiaroscuro a grafite e allora va bene, possiamo ritenerci soddisfatti, ma per un chiaroscuro realistico manca un colore, perché esiste il bianco e il bianco c'è, il complementare del bianco è il nero e il nero c'è, però per rendere veritiero tutto manca un tono di azzurro. E allora piano piano con la matita, che sarà appunto quello che darà anche vigore all'essere, piano piano inseriamo leggermente una velatura d'azzurro che darà una parvenza di veridicità al tutto.
La stessa cosa, se vi ricordate, ve la dissi nel corso di pittura, quando dipingevo le ombre delle vesti, che le ombre erano sempre miscelate con altri colori. Bene, sono sempre miscelate o con complementari o con i colori dell'ambiente circostante in pittura, in disegno sempre con i complementari, che solitamente sono anche i colori dell'ambiente circostante comunque. E poi anche nel fondo, anche se non si vedrà, ma si vedrà, voi passate l'azzurro, perché l'ambiente circostante è intriso di azzurro. Che colore è il cielo? Azzurro. E a questo punto l'effetto dovrà essere esattamente questo, con un complementare aiutato dal tono dell'azzurro a fare uscire la vera tonalità. Solitamente però, quando si analizza la teoria delle ombre, la si analizza attraverso un altro tipo di solido, che è appunto la sfera. La sfera ci fa ben capire come tutto quello che geometricamente vi ho posizionato su questo solido venga ad avere un contesto più omogeneo in un corpo che è più fluido, come può essere per esempio un viso. Tracciata la nostra sfera, alleggeriamone come sempre i contorni. A questo punto cosa mettiamo per prima? A questo punto conviene, facendo un chiaroscuro solamente con la grafite, immettiamo l'azzurro su tutto. Ok, così in maniera molto disordinata e a campitura intera. Adesso immettiamo il nostro chiaroscuro. Visto che non c'è linea di contorno, c'è solo chiaro scuro, niente linea di contorno. Poi, se vogliamo, senza spumino e senza niente, prendiamo il nostro tovagliolino di carta e ripassiamo. Quindi prendiamo la nostra gomma pane e naturalmente facciamo uscire la luce. Luce deve uscire sempre e la luce è bianca, sporcata con un po' di azzurro del fondo. Abbiamo disegnato il punto di luce, l'ombra propria. Adesso andiamo ad intensificare, dobbiamo disegnare l'ombra portata. Prima dobbiamo disegnare sul solido la luce riflessa. Solitamente questo lo si fa mentre si lavora, insomma, non è che si fa adesso dopo che ho coperto tutto col grigio, ma l'ho fatto per voi, per farvi capire i vari momenti, no? E allora con della gomma pane andiamo a schiarire una porzione del solido di un po', non di tanto, perché poi invece l'ombra portata che partirà da sotto il solido e prenderà più o meno questo spazio, l'ombra portata qui partirà molto, molto, molto scura. Questo stacco cromatico farà sì che il solido si possa vedere nella sua interezza. E anche nell'ombra portata, una componente fondamentale è data dall'azzurro e ovviamente dal complementare del colore del solido, che nel nostro caso è il bianco, quindi sarà il nero. La differenza è tra questa e invece un disegno che avevo fatto prima a chiaroscuro solamente col bianco e col nero. Potete vedere che la differenza è evidente come resa del chiaroscuro. Quindi anche sui vostri disegni a chiaroscuro potete inserire l'azzurro per renderli più vividi, più belli. Mea culpa, io questo non ve l'avevo mai detto, perché queste sono cose che vanno viste, vanno spiegate facendole vedere, facendovi rendere conto, e non avevo mai avuto modo di farlo. Adesso che mi sto dedicando a questo corso, fa piacere anche vederlo. Con i colori è tutta un'altra cosa, naturalmente, ma neanche tanto. E allora proviamo ad immettere un buon chiaroscuro su quelli che sono i vostri colori. Apposta la sfera, facciamo la sfera. Quindi procediamo col riempire, e qui vado sempre in ordine
Con i colori invece vado sempre in ordine cromatico, quindi metto prima il colore base, il rosso, e lascio una porzione esterna più chiara, perché quella sarà la luce riflessa, visto? Questa qua, questa. Messo il rosso, dobbiamo mettere gli altri colori che partecipano della formazione delle ombre, quindi degli scuri. E allora sono il complementare, abbiamo detto, e l'azzurro. Il complementare del rosso sicuramente è il verde, quindi andremo ad immettere del verde per intensificare i chiaroscuri. E abbiamo detto azzurro, quindi una sovrapposizione di tutti questi colori. Del complementare ce ne sarà un accenno, l'azzurro parteciperà maggiormente della colorazione della sfera. Stessa cosa, visto che bella colorazione che ha assunto. Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo fare l'ombra portata. Stessa identica cosa, si parte dal rosso qua, ci siamo, abbiamo capito? E allora, cosa occorre? Occorre per una giusta ombra il colore dell'oggetto, il complementare e l'azzurro, che è il colore dell'ambiente in pratica che ci circonda. L'azzurro va sempre su tutto. Bene, gli elementi li scopriamo insieme, quindi facciamo così, questa è la luce viene qua, quindi questa è la parte illuminata. Questa è l'ombra propria, questa è l'ombra portata e questa strisciolina più chiara è la luce riflessa. Spero di essere stata chiara e che questa lezione vi sia piaciuta. Lo so, è un po' più lunga, ma era necessaria. Nella prossima lezione impareremo invece a sfumare quindi i colori tra di loro e a dare delle buone gradazioni. Parleremo del carboncino, insomma, parleremo di tantissime cose prossimamente. Adesso ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Le nozioni fondamentali della teoria delle ombre sono veramente veramente poche. La fondamentale in assoluto sicuramente è l'osservazione. Bene, tutto chiaro? Se questa lezione vi è piaciuta, mi raccomando, un bel pollice in su, allenatevi ad osservare, condividete il video e soprattutto vi aspetto su Facebook, Instagram e naturalmente anche sul blog. E vi aspetto sempre anche su Due Cuori Una Cappa. Vi mando un grande bacio e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci!